Hello everyone, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi andremo a provare la Secret Palette di Nabla Cosmetics. La palette si presenta con un cartone esterno, si toglie così e guardate, è troppo bella ragazzi, è troppo bella. Richiama la Poison Garden, però cambiano i colori. Ci sono dei dettagli in oro, tipo un serpente, il sole, l'occhio, che sono rialzati, e anche le rose rosse. Poi ci sono queste foglioline che sono color azzurro e sono metalliche, bellissime. E poi dietro c'è anche qui un dettaglio in oro. E ha la texture del, non so come si chiama, texture pitonata, non lo so, comunque bellissimo questa texture. All'interno ovviamente c'è il foglio protettivo, anche sullo specchio, e ci sono 15 cialde, vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 3, sì, sono 15 cialde. I colori sono magnifici, forse Play Hard è il mio preferito, uno dei miei preferiti, ma anche Creation Crown non scherza per niente. È proprio bella e forse il colore, il nome del colore che più mi piace è questo. Nabla Black. Bellissimo, adoro. Allora, iniziamo subito. Allora, non setto mai i miei occhi, come sapete, con la cipria. E quindi ne prendo giusto un po' e lo metto qui sopra, sotto l'arcata sopraccigliare, in modo tale che la sfumatura verrà più omogenea. Però sull'occhio non lo setto, perché gli ombretti così saranno più scriventi. Vado a prendere il soft crease, vado a mettere nella crease Giulietta. E lo metto dall'angolo interno fino a metà occhio, fino a qui più o meno. Poi vado a prendere Addiction. Lo vado a prendere con un pennello così, perché lo voglio bello forte, bello strong, e lo inizio a mettere qui. E man mano salgo. Questi due colori vicini mi fanno impazzire. E con un pennello più ampio lo vado a sfumare. Questo ombretto lo trovo simile a Majorelle della Poison Garden, perché mi sembra più difficile da trattare, sfumare, nel senso che quando lo applicate è bello pigmentato, quando lo sfumate si perde un po' il colore, quindi avrei dovuto metterlo appena dopo messo il correttore, in modo tale che si aggrappasse meglio alla palpebra. Però il correttore si era praticamente autosettato e quindi sta perdendo un po' di intensità. E con questo pennellino di MAC, il 221S, lo vado a sfumare verso l'esterno in modo molto leggero per creare una forma allungata. E vado anche a riempire queste zone dove il colore si era un po' perso. Poi prendo il Small Pencil Brush di Nabla e vado a prendere di nuovo Giulietta e intensifico il colore nella piega, così. E questi ombretti stanno anche un po' ossidando e vedete come Giulietta sembra più scura dall'applicazione. Ora con un pennellino, lingua di gatto, così, vado a prendere Rosemary, che è questo bellissimo
verde e lo metto qua. Lo prelevo e bagno un po' il pennellino. Molto bellino e delicato come colore. E a fianco vado a metterci Big Experience e faccio lo stesso. Con un pizzico di correttore vado a pulire l'area interna qua. Però voglio fare una soft cut crease. Ovviamente non è finita qui perché vado a prendere una black e la metto alla fine dell'occhio. All'attaccatura delle ciglia. Sta facendo fallout perché non ho battuto l'eccesso la seconda volta. E poi vado a tracciare la mia solita riga di eyeliner sfumata con questo pennellino sottilissimo. E anche se non si nota tantissimo, dà allo sguardo una bella linea allungata. Ok, il fallout è andato tranquillamente via, con un po' di cipria. Comunque faccio anche l'altro occhio, ci vediamo tra poco. Ok, che mi è tornato, ho fatto anche l'altro occhio. Avevo ragione su Addiction, perché ho messo l'altro correttore sull'occhio, perché anche quell'altro si era già settato automaticamente, e poi ho picchiettato il colore e non mi ha dato problemi. Ho messo gli stessi colori anche sotto. E proseguiamo mettendo Play Hard nell'angolo interno, e sono gasatissimo per questo ombretto. Guardate quanto è bello! Io mi sento male perché è troppo bello. E il mio pennello era anche un poco sporco. No! Sto facendo un casino. Ho messo il dito sporco del rosa nella cialda. Usiamo quest'altro mignolo. Io non so se voi state capendo quanto è bello questo ombretto. Guardate, ha la texture praticamente uguale all'altro ombretto nella Poison Garden. Adoration. Ok, vado a mettere mascara, ciglia finte, una matita nella rima inferiore e torno tra poco. Ok, ho finito, credo che il look sia terminato. Ho lasciato la pelle molto libera, ho messo un po' di blush, un illuminante in crema, in drop, in goccine. E nulla, ho fatto. Ho messo un po' di blush in crema anche sulle labbra e un gloss. E questo qui è il look, perché voglio fare per Instagram una foto molto editoriale. Speriamo di riuscirci. Allora, considerazioni finali su questa palette. Allora, per quanto riguarda il pack esterno, è magnifica, la adoro, è fenomenale. Per quanto riguarda le cialde, la qualità di Nabla è sempre top. Ho provato solo 4 ombretti dei 15. Play Hard è fenomenale. Questo qui, Rosemary, me l'aspettavo più sbrilluccicoso, più satinato, invece è un colore molto molto tranquillo. Poi Addiction, come vi dicevo anche prima, ha lo stesso problema di Majorelle, quindi è un pochino più complicato da usare, ma niente di che, cioè, è facilissimo comunque usarlo. E poi hanno utilizzato anche Big Experience, quindi 5, ed è bellissimo questo colore, è stupendo, davvero bello bello bello.
E Giulietta, che è questo qui che ho messo nell'angolo, cioè lo sapete dove l'ho messo, insomma. La qualità degli ombretti di Nabla è sempre molto alta, quindi se volete comprare una palette, comprate questa di Nabla che andate sul sicuro, o questa o comunque quelle vecchie, perché hanno una qualità assurda. Io ho provato sia questa, sia la Poison Garden, sia quella prima della Poison Garden, come si chiamava? Non mi ricordo. Comunque ne ho provate diverse e la qualità si vede e si sente. Quindi questa è la Secret Palette. Poi magari ve la farò vedere anche in altri look, così sfruttiamo anche altri colori. Oppure seguitemi su Instagram, così vedete lì sicuramente altri look. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con le emoji della rosa rossa, così richiamiamo il pack della palette. Spero questo video vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate anche la campanella così riceverete la notifica ogni volta che pubblico un video. Seguitemi anche su Instagram, c'è il link nell'info box, mi raccomando, seguitemi, altrimenti mi seguite solo a metà. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!